sportivo abruzzese, il giornalismo sportivo abruzzese, che ha un solo nome. Secondo me, oggi c'è il nome, porta il nome di Paolo Sinibaldi. Grazie Paolo. Sono anni che ci rincorriamo per darci la mano e poterci guardare in faccia e finalmente io sono contenta che sei venuto a trovarci. Grazie, ma è un premio alla carriera questo. No, grazie, grazie. No, mi fa piacere sentire questo. Noi comunque, perché io quando dico noi, non è il plurale maiestatis, ma perché siamo un gruppo di persone che lavorano per un progetto da tanti anni. TV Lab. Sì, è un'invenzione di un po' di anni fa. La TV Lab nasce nel 2010. Anche se in realtà la militanza è molto più lunga, no? Perché io almeno comincio a praticare il giornalismo nel 1991 e patentato 94, vuol dire, quindi sono Certo. passati 30 anni di ufficialità nel giornalismo. Complimenti. Però Beh, sono se me lo 30, dicevi te lo portavo un premio ma alla sono carriera. 33, 33, dica 33, sono 33 anni, sì. Tu praticamente non è che poi conosci uno sport e segui uno sport, tu segui tantissime discipline, cioè segui dalle arti marziali, la piscina, la Sì, pallanuoto, sì. adesso c'è il pattinaggio, ci sono tantissime cose che se qual è lo sport? Io non ho mai capito, pure il golf, mi ricordo Sì, per un periodo hai come seguito no, il e golf ancora, alla sono grande. ancora in questo momento, ancora Ecco. per il 2024, ancora, poi finisce il quadriennio, non si sa, il quadriennio olimpico, poi si rivotano i vari presidenti e quindi non si sa. Però per quest'anno anche la Federazione Italiana Golf Abruzzo, io curo l'ufficio stampa, allora lo sport, il mio sport di provenienza da bambino, da adolescente, l'atletica leggera. Quindi io sono targato atletica leggera. Poi ovviamente il Ma la calcio, praticavi proprio? sì, io Ah, praticavo l'atletica complimenti. leggera che è il mio sport. Poi naturalmente il calcio la fa da padrone, Eh quindi sì, mi comunque sia ricordo che tu hai il seguito. calcio è il calcio perché comunque l'argomento nazional Beh, popolare certo. e un po' tutti quanti lo seguono e poi ci sono tutti gli altri. La pallanuoto per tanti anni ha avuto Pallanuoto successi stupendo. enormi, Sì. il basket ha avuto successi, la pallavolo ha avuto successi, il Qual è, golf. oltre l'atletica leggera, lo sport che ti appassiona di più dal punto di vista però giornalistico? Ma guarda, allora, la pallanuoto mi piaceva Bella, molto sì. perché forse il vintage mi si addice molto, perché io sono nato negli anni, giornalisticamente, negli anni in cui la pallanuoto andava molto bene a livello anche mondiale. Ah, sì, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto la Coppa delle Coppe, ha vinto tanti scudetti, la Coppa Italia. Ed era il periodo di uno dei personaggi più grandi del mondo dello sport, che è Sì. Gabriele Pomiglio, che Sì. non c'è più, però Gabriele Pomiglio mi ha fatto capire tante cose. Io ero ancora giovane, molto, e quindi apprendevo nozioni, no? Quando lui parlava io stavo a bocca aperta e lo guardavo, lo sentivo perché speravo di acquisire qualcosa. E devo dire che la pallanuoto ha segnato molto della mia carriera, è un parolone, perché io sto ancora lavorando e poi sai bene che le carriere sono ben altre. La nostra, quella giornalistica e di comunicazione, è una battaglia sul campo ogni Sì. giorno, una battaglia da fare però lealmente, e questo è molto più difficile perché comunque sai che il giornalismo è diventato sempre più aggressivo nel corso degli anni, e quindi essere aggressivi e leali spesso non va Un po' d'accordo, l'americana sta e a diventando me non piace, a me non piace, quindi a volte è meglio fare un passo indietro. E quindi però questo è anche quello che diceva il grande Gabriele Pomiglio, no? Voglio un po'. dire che comunque sia l'aggressività fino a un certo punto, dopodiché ti devi fermare e far prevalere determinati Sì, valori, sì, perché sì. comunque alla fine abbiamo comunque una dignità, una faccia da rispettare, ma e poi la credibilità è la cosa Ecco, che sulla credibilità in più questo di momento tutto che non dici? c'è, non c'è, non c'è. Io penso che una delle piccole cose che dobbiamo recuperare, ma piccole cose, è la credibilità, perché quando andiamo in giro, quando magari c'è qualcuno che ci conosce, ci vuole parlare, tu avverti quella diffidenza nei confronti del giornalismo, sia a livello nazionale e internazionale, ma anche locale. Se ne vedono di tutti i colori, qui non dobbiamo parlare male di qualcuno, dobbiamo semplicemente dire che i protagonisti non sono i giornalisti, non sono le No. penne, non sono i volti, ma sono i fatti che accadono e le persone di cui parliamo. Quindi bisogna avere tanto rispetto di chi si sta parlando, perché spesso si parla anche di fatti non bellissimi, quindi bisogna avere grande rispetto. Sì.
Come nitroglicerina, insomma. E poi la credibilità, perché comunque arrivare un secondo prima sulla notizia, a tutti i costi, per forza, sparando anche forte su titoli per acchiappare click, perché ormai ci sono i click, i like, una volta non c'erano, è cambiato tutto. E oggi questo gioco rischia di diventare un boomerang. Tu lo vedi, sai benissimo che ormai la figura del giornalista è considerata molto male dalla gran massa delle persone. E quindi secondo me l'obiettivo da qui a quando noi non ci saremo più, 50 anni, 60 anni, un secolo, sarà con le nuove tecnologie che ci aiutano tanto in tutte le cose, però recuperare credibilità. Non c'è bisogno di spettacolarizzare, c'è bisogno di essere credibili quando diamo anche una notizia banale. Ecco, tu nel tuo campo, che è quello sportivo prevalentemente, anche se ti occupi di altro, però Sì. la tua, diciamo, è proprio la tua specializzazione, è proprio quella delle discipline sportive. Lì, anche lì ci sono dei momenti dove hai la notizia che puoi fare, insomma, clamore, perché anzi, soprattutto nello Nel sport, calcio in nel particolare. calcio in particolare. Però vedo che tu sei più interessato a spiegare i fatti del calcio, cioè proprio legati al calcio stesso, e non sei il tipo di giornalista che va lì a vedere in retroscena, che devi far cadere le No, situazioni. anche perché spesso questi retroscena, intanto non sappiamo al 100% se siano veri, spesso sono lanciati per acchiappare un po' di credibilità in più, ma tu non sei nello spogliatoio e non sai tutti i segreti, sai determinate cose che magari ti possono essere raccontate da qualcuno, ma perché ti sono state raccontate? Perché quel Bravo. qualcuno te le ha raccontate? E tu sei davvero convinto che sia così? Allora, magari la notizia la puoi dare anche in una determinata altra maniera, la dai Certo. lo stesso, ma la dai magari dopo averla verificata. Facciamo finta che ormai è impossibile perché non ti consentono più di verificarla, ma almeno col beneficio del dubbio, perché non hai la certezza. Tu stai parlando di persone, magari stai lanciando una notizia che può far male a qualcuno e tu non Ecco, sei sicuro di quella. No, devi stare zitto. secondo te nella storia italiana dello sport, qual è stata, ecco, quella che ti viene prima in mente, la notizia più nello sport, crudele, cattiva, che ha fatto Ma male? guarda, io penso che ce ne siano tantissime, però vado indietro un po' negli anni, ma te ne parlo a livello proprio mondiale, nazionale. Quando l'Italia vinse i mondiali dell'82, Beh, mitici. perché io sono un classe 70, quindi per me è quella la vittoria dei mondiali. Io ero Quella bambino, sì, sofferta ma quella che mi ha fatto di Ivan gioire Graziani in come... barella, capito? Ma se tu ti ricordi, ma Ivan guarda, Graziani, scusate, Ciccio Ciccio Graziani, Graziani. Ivan Graziani. La storia di quel mondiale partiva da una grandissima polemica e guerra tra giornalisti e nazionale italiana, tanto che la nazionale italiana fece un silenzio stampa durante i mondiali, nelle prime partite anche, perché non stava andando bene. Quindi c'era proprio una guerra Sì, totale si tra diceva l'allenatore. malissimo, Non malissimo. solo si diceva malissimo, ma c'erano anche dei gossip veri, non veri, di sicuro un po' sciocchini in quel momento, perché si andava a toccare la persona, le persone, e si diceva, tanto ormai dopo quanti anni sono passati adesso? Sono passati Dai. 42 anni, quasi, si parlava di un legame d'amore proprio tra, Marco, tra Cabrini e Paolo Rossi. Ecco, quindi questa è una notizia che poteva anche offendere, Destabilizzare, nel le senso che rispettive comunque sia mogli, la famiglie. nazionale andava male, ognuno di loro aveva delle proprie compagne, mogli, eccetera. Certo. Erano dei campioni perché stavano giocando il campionato mondiale. Tutto era fatto a pennello per far scoppiare uno scandalo, quindi titoloni dei giornali, insinuazioni, un po' così. Poi, voglio dire, sul campo hanno cominciato a vincere, c'è stata quella escalation E tutto si è totale che portò dimenticato. alla vittoria dei mondiali. E tutto svanì nel nulla. In Ecco, però hanno ferito in quel quel momento. momento tanto, sì. Mi È preso una bellissima, è una venuto in cosa mente bella, quello, sì. cioè, nel senso che effettivamente una cosa del genere fa male, è dolorosa, cioè, nel senso che non si possono dire cose così buttate lì. Però purtroppo prima accadeva, Ma adesso accade ancora di anche più. oggi È che prima accade. c'erano i giornali, c'era la Gazzetta dello Sport, c'era il Messaggero, non lo so, il Corriere. Oggi tutti potenzialmente sono Possono dei scrivere, sì. divulgatori,
Basta un telefonino, un canale Però social. solo noi giornalisti veniamo puniti. No, solo, capito? E questo non va bene. Però potenzialmente adesso ci Sì, sono sì. migliaia di fonti di informazioni. E quanto è facile sporcare la dignità di una persona con una notizia? Facilissimo, facilissimo. Basta un telefonino, così magari tu sei al semaforo tra il rosso e il verde, scrivi quella notizia senza pensare che stai facendo qualcosa di gravissimo. Rimane secondo te anche se poi dopo tutto si dimentica, però rimane Rimane, e sai quel. perché rimane Angela? Perché adesso c'è internet, non c'è più, o perlomeno diventa molto difficile avere quel diritto all'oblio. Tu lo sai perché sei una giornalista, diciamo, patentata, sai bene come funziona. Una volta che tu entri in un tritacarne, è difficile che quella notizia scompaia, perché c'è bisogno di avvocati, ricorsi, lunghe battaglie legali, e magari quella notizia scritta che tu puoi ancora trovare facendo una ricerca sul web, non era vera. Ma magari ti arriva in cima e tu non hai né tempo né voglia di andare a verificare le altre 50 notizie che sono No, solo sotto, le che prime, magari certo. dicono che poi non era vero quello che c'è scritto come prima notizia, perché magari è quella più cliccata, magari è quella che è salita più in classifica. Ma è molto pesante. Io È credo che i molto corsi dei grave. giornalisti dovrebbero ripartire da questo ABC. Da questo ABC per non distruggere la dignità degli ABC, altri, sì. perché si parla di come migliorare questa ricerca, no? Che si chiama SEO, Search, Sì, eccetera, dipende eccetera, dai tag, di Google, eccetera. dell'intelligenza artificiale, l'utilizzo delle nuove tecnologie, il montaggio dei servizi. Tutti i corsi dei giornalisti vengono rivolti ormai verso queste nuove frontiere, Certo. ma secondo me, invece, modestamente, credo, ripartiamo dall'ABC normale. Sì, basta non Perdiamo due offendere. click, tanto i click non sono soldi, a meno che non sei Chiara Ferragni, i click non sono soldi. Partiamo da questo, se non altro, quando andiamo in giro c'è qualcuno che ci rispetta. Ecco, sì, effettivamente questa è una cosa che è un argomento molto caldo, perché tra l'altro per tutti, per pochi articoli che magari escono e rovinano magari delle persone, eccetera, vengono poi di contro fatte delle leggi che soffocano Poi ci sono la anche dei libertà. giornalisti bravissimi, attenzione, non dobbiamo Beh, demonizzare tutta la certo, categoria, no, ci no, però per sono. pochi che scrivono e attaccano, vengono fatte delle leggi che soffocano l'informazione e ci rimettiamo tutti perché alla fine, Così, in immagine sicuro. tutti quanti, poi il giornalista è sempre un po' spaventato che può scrivere qualcosa, non è vero che uno scriva dicendo, ah, io scrivo e poi quello che succede succede, uno dopo, insomma, però come hai detto tu, di solito prima era più facile verificare una notizia, negli ultimi anni diventa sempre un po' più complesso. Sì, perché spesso, allora, una volta le fonti non venivano comunicate, il giornalista non le deve comunicare, però il giornalista sapeva qual era la fonte, magari faceva due telefonate in più e quello rispondeva. Oggi le fonti spesso sono internet, sono Google, sono una Gli pagina addetti Facebook, un stampa. addetto stampa che ti dice quello e forse è vero, ma chi l'ha detto? E poi nessuno può avere la possibilità di parlare col protagonista perché Sì, ormai ci sono i filtri degli uffici è stampa che vero. ti dicono quello che ti vogliono dire, ma tu non sai se è vero, lo dai per buono. È vero, Oggi è più quello difficile, oggi è più difficile. È è più facile difficile. per certi motivi, nel senso le nuove tecnologie sono sicuramente un vantaggio, è più difficile perché rischi veramente di dire anche delle cose totalmente inesatte. Andiamo in musica e poi ti faccio un'altra domanda sul giornalismo. Ed è un piacere parlare con Paolo Sinibaldi, giornalista sportivo e anche, ovviamente, si occupa anche di altri campi del giornalismo. E volevo farti una domanda, insomma, come vedi tu quelle notizie, appunto, di cui parlavamo, quelle notizie che sembrano gli scoop, quelli che ti fanno, capito, che sembra che chi te la dice sembra che tu stia dicendo una cosa che ti cambierà la vita. Ecco, tu da giornalista, ormai, sai come funziona, sai dove porta uno scoop, sai anche riconoscere uno scoop. Qual è secondo te uno scoop? Quale potrebbe essere? Nel tuo campo, Allora, lo scoop, ovviamente. faccio fare una risata, dai. Lo scoop potrebbe essere
Finalmente il nuovo asfalto su Via Verrocchi. Va bene? Ok, visto che Sì, siamo a Montesilvano qui. è vero, è vero. Questo sarebbe uno Se scoop. dice a Roma, poi penso che lì. Finalmente i cittadini di Via Verrocchi potranno tornare a vivere una vita normale dopo mesi di segregazione nelle proprie abitazioni. Ah, fantastico. Siamo Sì. sicuri? No, sinceramente Ah, no. ecco, Siccome ce l'hanno vero. dette più volte, faranno quello, faranno quell'altro, ma poi non è successo. Sì, quello è uno scoop lanciato. Però comunque no, gli scoop. Spesso, soprattutto a livelli grandi, adesso ho fatto una battuta di Montesilvano, ma a livelli grandi, spesso, ma anche le testate giornalistiche Sì, beh, importantissime, ti parlo del Corriere, Repubblica, della certo. Stampa, Quelle storiche. Digicom, Fanpage, quello che ti pare, sono spesso a chiappa like, con un titolo forzatissimo. E magari nell'inesperienza tu vai a cliccare perché a quei livelli lì, non ai nostri, a quei livelli lì di milioni di visualizzazioni, allora sono sponsor, sono soldi, non nei nostri livelli. Perché comunque poi tu andando a leggere quella notizia, quel titolone che ti Certo. ha carpito l'attenzione, ti rendi conto che di notizia c'è un rigo e non è Il neanche resto vera, è è fuffa, sì. fuffa. Quindi comunque ormai si va sempre di più verso la spettacolarizzazione di tantissime Tu come notizie. giornalista sei mai stato, ti sei mai ritenuto offeso da qualche situazione, da un cittadino che magari ti ha offeso in quanto giornalista? Sì, Qual è ma la te ne cosa devo pe raccontare sì, decine, no, non lo so, no, la sì, peggiore? guarda, Quella che magari un po'. noi che ci occupiamo di sport. Sai, lo sport, il calcio, no? Il calcio è di tutti, no? Tutti quanti parlano di calcio, Tutti tutti sono quanti sono tecnici. commissari tecnici, tutti quanti sono tecnici, eccetera, eccetera. Magari ti vedono in televisione che stai commentando una partita o una cosa, magari il Pescara calcio, in questo caso non è andato bene, e allora poi ti incontrano per la strada il giorno dopo e può capitare che qualcuno, magari al bar, mentre tu stai prendendo un caffè, qualcuno ti può dire... Che avete detto ieri sera in trasmissione? Non vi vergognate, cose di questo genere. Magari Vergognateci, anche se solo tu. questo che avete detto ti accomuna magari a tante altre persone che hanno detto cose diverse da quello che tu hai detto. Magari tu non ti devi vergognare di nulla, ma accomunandoti un po' a tutti quanti ti vergogni anche tu. Però comunque questo succede anche a livelli grandi. La figura del giornalista in generale non è più così apprezzata. No, è E io molto torno sempre a dire che detestata. invece la bellezza è quella di poter andare comunque a testa alta. Poi si può essere d'accordo, non d'accordo, ma senza aver offeso qualcuno. Insomma, io credo che sia la cosa più bella del mondo, perché riporta questo lavoro a quella che è l'essenza, quella di divulgatore di notizie o di opinioni, ma in maniera giusta, trasparente, credibile, verificando le fonti. Lo facciamo ancora? Non lo so. Tu ti senti vicino più alle persone o più ai fatti? O le persone a cui sono diretti i fatti? Ti dico tristemente che con l'età che avanza sono molto più vicino alle persone. Cioè il mio pensiero, no, non sono San Paolo, attenzione, anzi, sono Però pieno di... suonerebbe San Paolo Esatto, Sinibaldi. ma sono pieno anche proprio di problemi comportamentali. Ma quando penso a ciò che scrivo, a ciò che sto facendo, ho molto pensiero per le persone, perché voglio capire se quel tipo di notizia, anche quella sportiva, voglio dire, se sparata in un modo piuttosto che in un altro, può andare a influire sulla psiche di quella persona che può essere destabilizzata. Questo è un fattore che noto con il passare degli anni. Nello sport è importante An questo. anche, anche, perché noi ci dimentichiamo spesso che è vero che se parliamo del calciatore, parliamo di persone che sono abbastanza pagate e quindi noi tutti nel nostro cinismo, ma quello guadagna un sacco di soldi, ci sta come ragionamento perché ovviamente lavorando 2 ore al giorno guadagni quelle cifre, tu non, no, te le puoi solo sognare. Però spesso ci dimentichiamo che quello è un sistema, il sistema calcio, non è il sistema di quel ragazzino di 20 anni che magari adesso sta facendo il calciatore. È vero che sta sfruttando quel momento, quella situazione. Ma se un portiere che guadagna un sacco di soldi, sbaglia l'intervento, fa la classica papera e prende gol e viene massacrato da tutti, i tifosi gli lanciano le arance, i giornalisti dicono che è un venduto, le squadre non lo vogliono più perché ha fatto quel tipo di errore. Tu hai massacrato comunque una Un persona. ragazzo, Attenzione, sì. ci sono i soldi, c'è il successo, ma poi c'è la persona.
Tu come fai a sapere che quella persona reagisce in un modo piuttosto che in un altro a un massacro mediatico? Bisogna fare attenzione, bisogna dire che ha sbagliato, clamoroso errore, in questa partita ti do anche un bel 4 in pagella, però attenzione ad andare oltre. Quindi secondo me il riferimento alle persone resta centrale. Certamente i fatti sono importanti, assolutamente. I fatti sono importanti, Sì. però tu dici è vero, le Secondo me sì, persone, sarà con l'età, io certo. sono diventato così, sono diventato buono con l'età. Tu hai sempre avuto un'ironia dirompente, cioè qualcosa che se qualcuno non conosce il sistema dell'ironia rimane a bocca aperta, perché a volte tu dici delle cose che sono veramente carine, simpatiche, ecco, fanno ridere. Qual è la cosa che ti ha ferito di più in tutti questi lavori che hai fatto, questo Guarda, esserci presente? io sono un po' disilluso, cioè il fattore età su di me pesa tantissimo, nel senso che... Ma mi stai anche inquadrando adesso? E da Quindi si mo'. vede anche la calvizie, no? Cioè, mi spiego, l'età ha portato anche a questo, la barba bianca, la Sei calvizie, un sempre un po'... bell'uomo. Adesso io so che la tua compagna può essere gelosa, ma Io ti sei ringrazio. sempre bellissimo. Però, sai, fatto dopo fatto, ci sono tante cose che ti feriscono, che comunque ti rendono un pochettino più... aperto al dolore, no? Una volta magari Vulnerabile. sì, non ci facevi caso, adesso sì. Io quello che ho visto è che nel giornalismo, nella comunicazione, perché sai che adesso si fa un po' di fatica a distinguere giornalismo, comunicazione, pubbliche relazioni, Sì, bla bla bla, blog. press office, uffici stampa. Sì. Io il voltafaccia l'ho notato tantissime volte, magari l'ho fatto anch'io con qualcuno, se l'ho fatto mi scuso e l'ho fatto in buona fede. Ma quando vedo che prevalgono logiche politiche, attenzione, la politica esiste anche nello sport. Certo, No, immagino anche là la ancora di politica più. esiste anche nello sport. Logiche politiche alla faccia, allora mi spavento un po', perché io mi rendo conto che quello che il mondo del giornalismo ci ha insegnato è che comunque sia nella nostra categoria ci si guardava in faccia e si aveva anche rispetto l'uno dell'altro. Oggi sarà la povertà, attenzione, Sì, sì, c'è sì. tanta povertà in giro. Oggi per Giornalista un pezzo di soprattutto. formaggio, no, tu trovi decine di comunicatori che ci vanno sopra. E quindi io capisco che la povertà ci obbliga a fare questo, ma noi dobbiamo restare giornalisti nell'essenza, cioè il rispetto ci deve essere quantomeno tra di noi e delle persone di cui parliamo. Quindi io credo che mi ha fatto molto male in generale vedere che la povertà che viviamo ci ha portato a cannibalizzarci. Questo lo so che tu forse mi hai invitato per parlare di giornalismo sportivo e stiamo No, parlando no, no, di parla, vai, vita, vai, parla di però vita, è quello, sei un effettivamente quello giornalista. mi ha fatto, mi fa molto male. Siamo poveri, però secondo me nella povertà dobbiamo Bravo. essere più dignitosi e secondo me quella Anche l'abbiamo perché è persa. facile essere buoni e quando c'è abbondanza, e bisogna dimostrare chi siamo davvero quando Adesso, nel momento adesso, della certo. difficoltà, e io ti parlo di difficoltà anche nella comunicazione, nel periodo Certo. Covid. Certo. Periodo Covid te lo ricorderai benissimo. Stavamo tutti lì a lavorare, quindi. Esatto, e ci si... non noi, io no, personalmente tu nemmeno, però c'era la foga della notizia, ci si Sì, buttava sì, sì, sopra sì, sì. quella notizia come Senza tener falchi. conto, Delle certo, delle persone, di ciò persone. che stava Sì, accadendo è o non vero. stava accadendo, non entro nel merito. Le notizie dovevano essere date per forza in una certa maniera, perché in quel periodo, se tu non arrivavi primo anche Vabbè, tutti erano in una su, notizia certo. di una morte per Covid o non per Covid, ma spesso non si sapeva se era per Certo, Covid o non per hanno creato un Covid. po' di, diciamo, di confusione, ecco, anche È successo questo. anche questo, tra di noi giornalisti, con il capo che magari ti diceva: ma Paolo, ma quello è morto per Covid, di Covid, per Covid. Cioè, ho detto, attenzione, non lo sappiamo. Ma guarda l'altro giornale, non ti faccio nomi dei giornali perché io scrivevo per un giornale, un altro giornale. Ma guarda quell'altro giornale che titolo ha fatto. Quello è arrivato. Guarda che, siccome io personalmente conoscevo purtroppo la vittima, e la famiglia mi aveva Sì, sì, chiesto sì, sì, sì. umanamente, mi ha detto: guarda, Paolo, ti prego, ti diamo questa notizia, perché conoscevi benissimo la persona venuta a mancare, ma non spettacolarizzare, almeno tu non fare questa spettacolarizzazione del Covid, perché il signor X è morto di tantissime patologie che aveva,
E poi è arrivato anche il Covid. Che ha Quindi non aggravato, possiamo insomma. sapere se dobbiamo Certo. dire per Covid, di Covid. Io non sono un medico, però bisognava dire la notizia com'era. Tante patologie e poi è arrivato anche il Covid. Per me era quella la notizia da dare. E invece la spettacolarizzazione voleva che quel nome, che era una persona, non era un nome, non era un numero, venisse etichettata come morto di, morto per. E questo mi ha fatto molto male. Ci credo, ci Tra credo. colleghi, tra colleghi. Poi Tu come la c'è un vedi? superiore e un inferiore, ma non siamo colleghi lo stesso. Certo, tu come vedi questo rapporto tra colleghi? Secondo te, in un mondo diverso, come dovrebbe essere il rapporto tra colleghi? Guarda, in un mondo diverso è quello che ti ho detto prima. Perché quando noi, tu sei più giovane di me, ma insomma, quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, c'era una sorta di rispetto. Anche tra superiore e inferiore, che magari il superiore ti faceva il classico beep, cazzi a tono, vabbè, Sì. senza beep, Tranquillo. però c'era rispetto, non c'era un voler arrivare primo a tutti i costi e sgomitare per. Hai presente le volate di Fantozzi e Fedini quando arrivano nelle gare aziendali, si sgomitano fino alla fine, boom, gomitata, e quello arriva primo, e Fantozzi ovviamente arriva per ultimo. No, secondo me in un mondo normale dovremmo essere colleghi di uno dei mestieri più belli e più difficili del mondo e quindi a maggior ragione dovremmo essere uniti quantomeno nelle ideologie. Poi c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, c'è chi è più potente, chi è meno potente, però almeno in quello sì. Beh, io questo francamente non lo vedo più, non lo vedo più. Molti ci sono ancora molto bravi, Sì. però è vero, effettivamente. Un'ultima domanda, tu vedi nei giovani un futuro diverso nel giornalismo? Cosa vedi? Come lo vedi nei giovani questa professione? Come la vedi? Guarda, siccome se ti do una risposta molto negativa, potrebbe sembrare che ormai, sai, la vecchiaia ci porta a dire una volta era meglio. Però, tu hai figli? Beh, No. nemmeno io, ok, siamo in due. Ma se io avessi un figlio, non gli consiglierei di fare il giornalista in futuro. Perché oggi questa professione bellissima che io ho scelto come la mia professione, andando contro tutto e tutti, attenzione, perché ancora oggi è una professione artistica e l'arte spesso non dà, è una missione che tu porti avanti. Io non credo che così com'è strutturato abbia un futuro. Io 30 anni fa, 35, 33, quando ho cominciato, pensavo di avere un futuro perché in quel periodo si poteva fare. Oggi, partire da oggi con tutte queste incertezze sulla comunicazione, sul giornalismo, sull'ordine, se ne potrebbe parlare all'infinito. Sinceramente, a un mio eventuale figlio, io direi: figlio mio, ma proviamo a parlarne, perché comunque le difficoltà sono infinite, certezze non ne hai, non hai nessun tipo di via di uscita e di salvacondotto. Quindi pensaci prima di fare Perché questo è mestiere. comunque una professione creativa, tu dici, una Molto, artistica. molto, molto, e io credo che sia meglio oggi puntare su altro. Se invece si dovesse vedere, perché magari questa situazione degli anni di Covid potrebbe, magari in futuro, magari già sta cambiando, io non lo vedo, cambiare l'ordine delle cose, cioè tornare a un giornalismo più semplice, basato sull'ABC, trasparenza, credibilità, certezza delle fonti, eccetera, eccetera, allora Rispetto, forse rispetto, rispetto, ecco, sì. allora sì, se quello che è successo può significare ritorno al passato, senza voler essere vintage o nostalgici, ma prendendo quello che di buono c'era nel passato, ma con le nuove tecnologie, le nuove possibilità che abbiamo, allora sì. Al momento attuale io questa virata non la vedo ancora. Quindi È una coscienza da formare, per me quindi. oggi è un lavoro molto lungo da fare e quindi bisogna ricominciare con piccoli passi, ma io oggi, io e te che abbiamo, io 100.000 anni e tu 10 anni, probabilmente non vedremo la fine di questo processo di cambiamento, però deve cominciare. E deve, come tu, non lo vedi neanche che è cominciato. Ho dubbio, però lo spero, Lo perché speriamo, sì. credo che il crack del periodo Covid qualcosa debba aver provocato, non può aver provocato solo cose cattive. Voglio sperare che abbia provocato anche qualche rivoluzione nelle coscienze, ci voglio credere.
Guarda, veramente questo è un auspicio Ci bellissimo. voglio credere. Ecco, e che dici ci voglio credere, mi sorridi fi nel finale, sono veramente contenta perché un sorriso fa molto Sì. e può cambiare davvero. Il sorriso finale Vabbè, di sport non potrebbe. abbiamo parlato, abbiamo parlato Ma di io ti volevo prospettive. chiedere, ma Che a golf. squadra sei tifoso? No. A golf tu beccavi, hai beccato qualche buca? Sì, Perché ti ho visto le no, ma foto, ti ho fatto posso dirti una l'eroe. cosa? Allora, se organizzeremo qualcosa in futuro su qualche campo da golf abruzzese, abbiamo fatto in passato delle Eh clinic con sì. giornalisti, ma ti parlo di tanti anni Dovevo fa. venire pure io, purtroppo non sono potuta E venire, ecco, verrà mannaggia. invitata di nuovo perché io non sono un esperto di golf, nel senso che non sono un gran giocatore di Però ho golf. visto Ho che. giocato, ho preso qualche lezione dal maestro. Contrariamente a quello che si dice, perché è uno sport allora, è uno sport tecnico bellissimo, tecnico come il tennis, come è bellissimo. E quando una volta, perché prima o poi capiterà che anche tu o io prendiamo quella pallina, Perché non si prende no, perché è mai. difficilissimo. La sensazione di quella pallina che la vedi toccare bene e volare dove magari vuoi tu è bellissima. E infatti sostengono i golfisti che quello è il momento in cui tu non puoi fare più a meno del golf. E ti dico che se io avessi più tempo a disposizione, probabilmente quello sport diventerebbe il mio sport da oggi fino alla vecchiaia, perché è bellissimo, ti assicuro. E sarai invitata. Invitavi pure Giulio. Giulio, vieni. Giulio, veniamo perché ho visto che c'era molto entusiasmo Bello, quando. Cioè, bello. avevi molto entusiasmo tu. Infatti, ho detto sì, ci voglio andare. Poi purtroppo non sono potuta venire, Lo ma lo rifaremo. rifaremo. Paolo, che ti devo dire? Io sono solo contenta che ci siamo visti e ci siamo incontrati Grazie. e ci siamo stretti la Quando vuoi, mano. mi piace il vostro progetto, perché lo dico anche adesso pubblicamente, mi piace quando c'è un progetto che nasce dalle idee. Anche una cosa nuova, se vogliamo, anche una cosa difficile da far passare come messaggio, ma nuova, un'idea, una speranza, una prospettiva. Beh, io faccio il tifo per voi Grazie. perché nel 2010, quando abbiamo provato a creare, esiste ancora ovviamente, la TV Lab, Sì, sui esiste, come social, no? sul web, noi Su lavoriamo per la Instagram, TV certo. dappertutto, nasceva da un'idea. Poi ci vogliono anche i soldi, lo so, però le idee, sai, è bello perché vuol dire che Che c'è avete tanta qualcosa. passione, tanta Che c'è passione, tanta qualcosa. passione. Io ti ringrazio e Ciao, un ciao, ciao, bacione. ciao. Ciao, ciao.